adesso non interviene, come ha detto lei, sull'aspetto della degenerazione delle correnti, e quindi lo sciopero diventa un grido di allarme, come dire: ascoltateci, siamo disponibili al confronto, questa riforma non va bene. Bene, il grido è: facciamo una riforma vera, su questo siamo tutti d'accordo. Allora, onorevole, buongiorno. Un femminicidio, e noi decidiamo di allargare i riti alternativi, una persona può patteggiare, può ottenere la riduzione della pena e nemmeno andare in carcere. Io a questo dico no, no, quindi riti alternativi come soluzione per ridurre i tempi dei processi, no, la sfida è riuscire a fare i processi in tempi ragionevoli. Perché se io non ho posto in carcere, costruisco carcere, non faccio uscire le persone dal carcere. Se non ho posto in ospedale, lo stesso. Se i processi non si riescono a fare, riduciamo i tempi, ma non eliminiamo i processi. Passiamo al tema fondamentale. Perché ho indicato questo titolo, e cioè cambiare il CSM per cambiare la giustizia? Perché spesso si cambiano delle norme che non serve a nulla cambiare, e non si cambia la testa. Ecco, secondo me per cambiare la giustizia occorre cambiare il CSM. Qual è il nesso? Tutti sapete che il CSM è l'organo di autogoverno, ma ieri mi sono sciroppata le solite 12 ore di udienze palermitane. In tutte le aule di giustizia c'è questa famosissima legge, c'è questa famosissima scritta: la legge è uguale per tutti. Ok, la legge è uguale per tutti, ma... Il mio maestro mi diceva sempre: la legge uguale per tutti, ma i giudici no. E questo non è un'offesa ai giudici, perché, come ovviamente si diceva anche durante il dibattito, l'applicare la legge non è fare 2 più 2, 4. Ogni norma ha una parte certa, ok? Una parte in cui questi magistrati probabilmente darebbero la stessa soluzione. Ma una parte della norma, di qualsiasi norma, a una zona di penombra, di chiaroscuro, in cui ciascuno di loro quattro legittimamente fa un'opzione interpretativa. Quindi può essere interpretata in un modo o in un altro, la stessa norma. E allora cosa può succedere? Può succedere che, ecco, questo lo diceva il dottor Infante, alla fin fine ognuno di noi è come se avesse accanto uno zainetto con quella che è la propria sensibilità, quelle che sono le proprie idee. Quindi innegabilmente, quando io interpreto la norma, prendo questo zainetto con la mia idea, perché comunque ognuno di noi è anche uomo, non è soltanto magistrato, e do la mia interpretazione. Ed ecco perché mi rifiuto, dice il dottor Infante, di pensare a un sorteggio, perché se facciamo il sorteggio, mettiamo caso che veniamo noi tutti con lo zainetto della mia corrente, e a quel punto il CSM va a finire che è solo di un lato della magistratura e non dell'altro. Io sono felice di aver avuto qua il dottor Infante, però io non ci sto a questo.
Io quando ero molto giovane e dovevo scegliere se andare in magistratura o no, io ricordo ai tempi mio padre palermitano, professore universitario, mi disse: Giulia, fai il magistrato, non l'avvocato, perché l'avvocato lavora tanto, i magistrati hanno il pomeriggio libero e tu sei donna. Forse sapeva che avrei fatto le 12 ore poi di udienza, quindi diceva no. Ma io, sapete perché ho scelto di non fare il magistrato? Io ho scelto di non fare, quantomeno di non provare il concorso, poi non è detto che l'avrei superato. Io non ho provato il concorso di magistratura perché ho detto: io sono una persona che di fronte ai fatti dubita tantissimo, mi corrode il dubbio, io non so se avrei quella forza che serve per fare il magistrato, perché per me il magistrato non è quello che mi dice il dottor Infante, cioè non è quello che ha lo zainetto con le sue idee, non può essere questo, perché il magistrato può decidere sul vostro patrimonio, sulla vostra libertà, perché se c'è un magistrato che ha una propria idea, ad esempio in materia di immigrazione clandestina, la può avere la sua idea di immigrazione clandestina, ma deve avere la capacità di lasciare quello zainetto in cui pensa che l'immigrazione fa strabene al paese, lasci lo zainetto e poi valuti correttamente se mandare a giudizio, se fare fare il processo alla persona che non la pensa come te. Quindi il vero problema è a monte. Il vero problema è l'etica dell'uomo che sceglie di fare il magistrato, che deve avere il coraggio di lasciare lo zainetto da parte. Dopodiché ormai è chiaro che abbiamo gli zainetti e quindi dobbiamo necessariamente affrontare questo. Ora, io non posso fare dei discorsi lunghi, però io sono dell'idea che se oggi passasse la riforma Cartabia avremmo, così com'è, ed è la ragione per la quale il presidente Ostellari sta approfittando, avremmo, e in questo sono d'accordo sia col dottor Infante sia con la dottoressa Prino, sebbene credo per idee diverse, avremmo la tipica occasione mancata. Perché? Perché già sono venuti da me alcuni magistrati e mi hanno detto che con il sistema elettorale, mi direte poi se è vero o no, già si sa che andranno al CSM 7 di area e 7 di magistratura indipendente, esattamente perché si sono fatti i calcoli. Allora, per me va benissimo che si faccia una riforma, ma io per riforma intendo un cambiamento che incida sulle cose. Se c'è una riforma in cui c'è un sistema elettorale che lascia le cose esattamente come prima, non serve una riforma di questo genere. Io sono strafavorevole al sorteggio, perché il sorteggio è l'unico sistema che consente di recidere quello che è il cordone ombelicale che c'è tra le correnti e il candidato, perché il candidato, quando viene eletto, non può che restituire i favori che gli hanno fatto la corrente a eleggerlo. C'è poco da discutere. E a me viene da ridere quando si dice: ma è incostituzionale. Ho capito, ma la Costituzione si può cambiare, non è che non si può cambiare. Ed allora io sono dell'idea che il vero cambiamento, ed ecco perché io ho voluto voi qui, deve venire da vostre idee e deve venire anche da una vostra impostazione diversa. Non cerchiamo sempre di conservare lo status quo, non cerchiamo di conservare tutto, perché altrimenti poi veramente il cambiamento può essere drastico. Dateci delle idee, non veniteci a dire abbiamo il correntismo perché ognuno ha il nostro zainetto, perché mentre prima da me i clienti entravano in studio e mi dicevano con questo avviso quanti hanno rischio, adesso mi dicono ma il giudice di che corrente è, e questo non è accettabile. Grazie a